La corsa tutti vorrebbero essere nei suoi panni adesso, poter scegliere il nuovo commissario tecnico della nazionale. Beh, forse solo per quella scelta, però in effetti, come abbiamo continuamente ribadito, siamo davanti a una scelta dove i papabili sono veramente straordinari, perché a mio parere gli allenatori italiani sono eccellenti, abbiamo tanta possibilità di poter far bene, credo che sotto quell'aspetto ci sia soltanto eventualmente da poter vedere chi è più disponibile, chi ha la possibilità. Per il resto io credo che su una lista di 5, 6, 7 allenatori io credo che si possa veramente sbagliare poco, ecco. L'unica cosa che non si deve sbagliare è capire se dovrà essere il prossimo commissario tecnico un allenatore o un selezionatore, ne abbiamo parlato. Sì, devo dire la verità, io fino a un paio d'anni fa pensavo che ci volesse un selezionatore più che un allenatore, poi però è arrivato Antonio Conte che fa del lavoro quotidiano la sua arma in più, ha dimostrato che si può fare anche in nazionale e quindi i miei dubbi sono aumentati. Credo che a questo punto bisogna vedere un pochino chi scegliere, anche il campo si è allargato, proprio perché io pensavo fosse necessario solo un selezionatore, invece Antonio ha dimostrato che ci può essere anche un allenatore. Può anche tornare? Potrebbe anche tornare, sì, io però adesso è inutile che io possa dirvi, perché sinceramente non so com'è la situazione. I miei viaggi di prossime settimane saranno sicuramente verso questi ragazzi, andrò naturalmente a Londra, andrò naturalmente in giro a parlare con i nomi, che quelli sono quelli, inutile che io vi stia qui. Il nome caldo è Mancini, no? Roberto Mancini. Sì, Roberto credo che poi l'abbia anche detto in un'intervista, credo che si sia reso disponibile, adesso bisogna andare a parlare, vedere quanto sia possibile, è chiaro che è una scelta che condivideremo con il commissario, però ripeto, veramente mi sembra che sia difficile sbagliare, poi potremmo, come diciamo Emiliano, saremmo dei pirla. E Di Biagio sarà il traghettatore, intanto possiamo dirlo? Ma sicuramente farà, insomma io credo che uno o due partite le farà, poi però, ripeto, voglio parlarci. Alessandro, comunque c'è la disponibilità. Grazie.